E in questi incontri abbiamo spiegato alla gente quello che vogliamo fare per questa bella città. Grande Giovanni! Abbiamo parlato di tutto. Qualcuno diceva, è una strategia elettorale quella di Leonardi di fare più comizi. No, noi abbiamo delle cose che sentiamo di dire alle città e le vogliamo dire in piazza, non chiusi da qualche parte o nascosti da qualche altra parte. Noi siamo qui, tutti i candidati, perlomeno quelli che se la sono sentita, si sono presentati, hanno rappresentato questa voglia di agire per cambiare, per migliorare la vita e la vivibilità di questo paese. Per cui è stato un taglio così che mi è venuto quasi, quasi naturale, che è nell'ordine delle cose che vogliamo fare. Io questa sera non posso fare altro che ringraziare tutte le persone che mi sono vicine, che mi mandano messaggi, e tutti quei cittadini, ripeto, che in una campagna elettorale difficile, incontrandoli, mi danno forza e coraggio ad andare avanti in un percorso che, credetemi, non è facile. È un paese grande, è un paese ricco, è un paese che ha tante cose ci sono tante cose che non sono risolte, per cui c'è tanto disagio ed è difficile proporre, cercare di avvicinare alla politica quando le persone sono veramente in situazione di difficoltà. Ma è su questo che noi contiamo. Io non avrei voluto far altro che parlare e continuare a parlare di programmi, di quello che appunto proponiamo alla città. Però consentitemi, io stasera ho assistito a quello che poi ognuno di noi è nel momento in cui si presenta anche sul palco, è quello che potrebbe immaginare la gente, così magari cercando di immaginare una posizione diversa, una posizione di governo. No, io sono una persona molto pacata. Ho imparato adesso ancora di più da Presidente del Consiglio, perché, ripeto, gestire 44 consiglieri non è stato facile, però qualcosina la devo dire. E cercherò di dirla nella maniera più chiara e più pacata possibile, e spero di riuscirci. Stasera ho assistito a degli attacchi che sono stati rivolti soprattutto sul piano personale, parlando poco di politica, ma questo non ha importanza. C'è qualcuno che ha scritto nel proprio programma, e lo ha scritto, l'ho anche ripetuto qui, non solo, ci sono dei post che girano su internet, su Facebook, di persone che dicono, ma Leonardi che fa? Vuole rappresentare la nuova politica? Leonardi è la vecchia politica? Leonardi, ma come, cosa vuole dire alla gente? Io sapevo benissimo, quando mi sono candidato, che facendo politica da tanti anni e da tanti anni in questa città, c'era anche questo aspetto, credetemi, in un momento di difficoltà che ha attraversato anche il Consiglio Provinciale, che c'era questa difficoltà di messaggio, di comunicare alla gente che uno, solo per il fatto che per 15 anni è stato presente alla provincia, potesse essere così inteso, potesse passare su messaggio, ma Leonardi è la vecchia politica. Io lo sapevo questo, lo sapevo benissimo, però nonostante ciò, proprio perché avevo voglia di essere in questa città, proprio perché avevo voglia di dare la disponibilità del nostro progetto come alternativa a quello che c'era, ci siamo buttati. E credetemi, è stata una scelta ponderata, sensata, e soprattutto sulla spinta anche delle persone che mi stanno accanto. Si è parlato stasera di uno dei consiglieri, mio fratello, di altri consiglieri che non hanno votato perché Mascalucci ha un eroe e non lo sapeva, no? L'abbiamo scoperto anche stasera, lo leggiamo dai amichevoli. Io dico solo le cose come stanno, perché se chi ha fatto il consigliere comunale non sa neanche come funziona il consiglio, io riesco ad avere difficoltà a immaginare come poi può guidare un paese di 30.000 abitanti. Allora, c'è stata una delibera, se mi aiutate, perché io le carte le conosco, le so leggere, e poi ve le rappresento, perché questa è la delibera che il Consiglio Comunale di Mascalucci, cioè sono cose vere, non cose che si millantano, ha adottato nel momento in cui è stata approvata la variante, e con la variante chiaramente anche il progetto, la convenzione con il Calcio Catania per realizzare una delle opere più belle e più significativa e uno dei fiori agli occhielli di questo territorio, perché quella struttura è una grande cosa. Io non sono qui a discutere su
È una struttura bellissima, tra l'altro ci sono state delle ricadute anche per le casse della nostra, del nostro comune, perché voi dovete sapere, forse qualcun altro non lo sa, che in 3 anni il comune di Mascalucia ha incassato 4 milioni di euro di oneri. E vuol dire, è lodevolissimo, è uno dei risultati importanti che ha raggiunto l'amministrazione precedente. Io non voglio mettere in discussione, ma perché c'è qualcuno che dice grazie al mio voto, e lo dice in tutte le salse, no? A differenza degli altri che hanno votato contro. Prima bugia, perché non conosce i meccanismi del Consiglio Comunale. Per questo tipo di delibera, il Presidente Leonardi le sa queste cose, non c'è bisogno di nessuna maggioranza qualificata, può essere approvata dal Consiglio Comunale anche con 7 voti. Cioè, se non ci sono 11 consiglieri, se non c'è il numero legale, si va un'ora. Se non c'è il numero a un'ora si va in prosecuzione, se si va in prosecuzione basta una maggioranza relativa di 7 persone su quelli, sui presenti, e comunque non esiste nessuna maggioranza qualificata. Se qualcuno non avesse votato si sarebbe andato al giorno dopo, nessun danno per il territorio. Ma questo è un aspetto tecnico che forse qualcuno che vuole guidare la città non ha ancora capito, nonostante qualche anno di consigliatura. Allora, che se lo chiarisco.